Buongiorno e benvenuti a tutti. Iniziamo oggi questo ciclo che ci accompagnerà fino ad agosto di seminari dedicati all'internazionalizzazione. Iniziamo con questo seminario dedicato a Danimarca, essendo il primo appuntamento vi do anche qualche nota di merito. È possibile rivolgere delle domande ai relatori tramite la chat, per cui inviatele sulla chat e poi con i relatori, se sono gestibili come numero, rispondiamo in questa sede. Diversamente comunque prendiamo nota di tutte le domande e poi provvediamo tramite mail a rispondere a quelli che sono i vostri quesiti. Abbiamo deciso appunto di partire con questo seminario dedicato alla Danimarca, che è un paese con cui lavoriamo da circa 6-7 anni, da 4 abbiamo un accordo di partenariato con la Camera di Commercio Italo-Danese, che è presente a questo seminario, con la quale abbiamo sviluppato diversi progetti nell'ambito del legno arredo e della subfornitura. Sono dei mercati particolarmente interessanti per chi come voi appunto del legno arredo lavorate su un prodotto finito, anche se magari la filiera distributiva è un po' più lunga, in quanto sono paesi caratterizzati da un livello di reddito elevato, per cui i consumatori hanno capacità di spesa e sono educati dal punto di vista del design alla ricerca di un prodotto raffinato. È un mercato anche di produttori, per cui non è un mercato dove basta dire Made in Italy e si trova la strada spianata, per cui occorre conoscere molto bene il contesto competitivo e occorre conoscere molto bene anche le abitudini che i popoli scandinavi hanno nel trattare relazioni di business, in quanto la vicinanza e la consonanza culturale è molto importante per sviluppare delle partnership durature. Lascio la parola a Chiara Dall'Oro, segretaria generale della Camera di Commercio Italo-Danese, per un'introduzione al seminario e saluti. Sì, buongiorno a tutti. Mi conferma Jacopo che mi sentite? Buongiorno a tutti, mi fa particolarmente piacere essere anche solo con la voce con voi, perché è da un anno che non sono più dalle vostre parti o dalle mie parti, perché anch'io vengo dall'Alta Brianza, quindi ecco, mi fa particolarmente piacere essere con voi questa mattina. Come diceva poco fa Jacopo, perché la Danimarca è interessante per il vostro settore? Indubbiamente Jacopo faceva un po' risalire l'interesse verso il mercato danese subito dopo la crisi finanziaria che c'è stata. E diciamo che ci troviamo in un contesto analogo, ovviamente non per cause della crisi, ma per conseguenze, in relazione alla previsione purtroppo di un calo della domanda interna in Italia e quindi sull'esigenza di guardare all'estero. Ovviamente quando si guarda all'estero c'è la prospettiva di diversi mercati, di diversi gusti, e proprio come diceva Jacopo prima, il consumatore danese è ben educato dal punto di vista della ricerca delle forme, del design, dei materiali, soprattutto quando si parla di legno, proprio nel campo del furniture. Per quanto riguarda i primi dati in relazione al consumo, dico già che è proprio chiara una ripresa. Proprio ieri sul quotidiano Börsen, che è paragonabile al nostro Sole 24 Ore, si riportavano le prime stime per quanto riguarda il calo dei consumi.
E se durante il periodo di crisi più profonda si parlava di una diminuzione del 20%, ad oggi si parla già ad una diminuzione rispetto all'anno scorso solo del 3-5% per quanto riguarda i consumatori. Quindi diciamo che si vede una buona tenuta anche favorita dal fatto degli enormi aiuti che sono arrivati dallo Stato, dal welfare, in relazione a mantenimento di posti di lavoro, stipendio appunto che arriva direttamente dalle casse statali. Per quanto riguarda anche l'export danese, è un export che comunque sta tenendo bene. Se paragoniamo la Germania, dove rispetto all'anno scorso si stima una perdita del 31% dell'export tedesco, in Danimarca ci aggiriamo ancora attorno al 12%, teniamo presente che appunto è un paese notevolmente dipendente dall'export. Ciò che è positivo in relazione a produzioni provenienti dall'Italia è il fatto che c'è stato un estremo trend negli anni passati sul fatto di delocalizzare le produzioni, quindi come si è verificato anche altrove, la Danimarca ha basato spesso le proprie produzioni in Cina o comunque nei paesi orientali. Si parla invece adesso di relocalizzazione della produzione, in quanto la Danimarca è finita su tutti i giornali italiani proprio come parte di questo gruppo di paesi frugali, dove si è mostrata inizialmente molto scontrosa sull'adozione di provvedimenti che si volevano adottare a livello europeo proprio per venire incontro agli stati, tra cui l'Italia, più colpiti dal Covid. Diciamo che c'è stata un attimino una marcia indietro dallo Stato danese, in quanto si vede la produzione danese sempre più dipendente da questa dimensione europea. Si parla proprio di relocalizzazione e, come potete ben pensare, la Danimarca è uno stato molto piccolo, dove se su alcune industrie si può pensare a una relocalizzazione interna alla Danimarca, certamente non tutte. Quindi buone possibilità assolutamente per il campo, rilocalizzare alcuni processi di produzione per quanto riguarda il settore dell'arredo, per quanto riguarda il settore tessile, e si vede appunto questa dimensione europea come una dimensione protetta dal mercato unico, indubbiamente, che può far fronte a situazioni di crisi con aziende danesi che si trovano ancora ordini, si trovano il libro degli ordini ancora pieni, però purtroppo non hanno potuto proteggere la catena produttiva, la filiera produttiva, e quindi seppur gli ordini mantengono un buon livello, ci sono problemi di forniture. Detto questo, per farvi un po' un quadro generale sul mercato e la situazione attuale, lascio il mio collega Luca per parlarvi più nel dettaglio dei trend in relazione proprio al settore del furniture. Buona giornata a tutti. Grazie Chiara, e grazie ovviamente anche a Jacopo e Fortigianato per l'organizzazione di questo seminario. Volevo innanzitutto condividere la presentazione. Confermate che la vedete? Sì, ti sentiamo un po' piano, avvicina un po' il microfono. Ok, perfetto. Grazie. Benissimo. Allora, come dicevo, come si diceva poco fa, lo scopo di oggi, cioè oggi ci incontriamo, abbiamo organizzato questo webinar per parlare
delle possibilità di mercato per le imprese italiane in Danimarca, specificatamente nel settore dell'arredo, nel settore del mobile. Quindi volevo iniziare dando brevemente un piccolo quadro sociodemografico del paese, della Danimarca, per farvi capire su che contesto, di che contesto stiamo parlando. Passando poi all'industria, al mercato del mobile in particolare, quali sono i canali distributivi più utilizzati qui in Danimarca. Il mercato del mobile italiano ovviamente è applicabile al mercato danese, e quali possono essere strategie di penetrazione di accesso al mercato per quanto riguarda i produttori italiani. Come già diceva Jacopo in precedenza, se ci sono domande, volentieri sono a disposizione al termine della presentazione. Allora, innanzitutto la Danimarca, perché è un paese interessante? È un paese piccolo, è vero, è un paese di dimensioni limitate, ma è un paese innanzitutto che a livello storico, culturale, ma anche economico, rappresenta un ponte per la Scandinavia, un punto d'accesso importante per poter penetrare anche gli altri mercati scandinavi come la Svezia e la Norvegia, o comunque nord europei come anche la Finlandia e in qualche misura anche i paesi baltici. Viene visto come un ponte non solamente perché proprio geograficamente è una lingua di terra che collega il continente europeo con la penisola scandinava, ma anche proprio perché sia a livello culturale è un mix, diciamo, a grossi tratti sia scandinavi sia continentali europei, sia perché proprio anche a livello logistico e commerciale rappresenta un punto importante, una base importante per la distribuzione in tutta l'area nord europea. La Danimarca include, per dovere di cronaca, include ovviamente anche le isole Faroe e la Groenlandia, che sono due territori autonomi. È un paese, come si diceva, con una popolazione limitata, meno di 6 milioni di abitanti, 5 milioni e 8, ma con un'altra ricchezza pro capite. Il PIL infatti è tra i più elevati al mondo, e soprattutto, cosa ancora più interessante, la distribuzione della ricchezza rappresenta, diciamo, uno dei vantaggi e nelle classifiche mondiali è assolutamente tra i primi posti. È il paese al mondo in cui c'è meno differenza di reddito tra la fascia più bassa e la fascia più alta. Questa distribuzione della ricchezza permette ovviamente a quasi tutte le fasce della popolazione di potersi permettere beni che in tanti paesi europei, ma soprattutto extraeuropei, sono considerati sostanzialmente beni di lusso. Questo permette ovviamente alle imprese, ai brand di maggiore spessore, o comunque anche ad esempio i produttori italiani, di poter trovare un mercato pronto e un mercato disponibile e disposto ad acquisire questi prodotti. In tutte le classifiche, sostanzialmente, da parte per assenza di corruzione, per facilità di fare impresa, per educazione, anche questo sicuramente, livello formativo, disoccupazione, eccetera, la Danimarca occupa sempre le prime posizioni, e quindi si tratta comunque di un paese, diciamo, con uno standard molto elevato. Fa parte dell'Unione Europea, è uno dei paesi che fa parte dal 73, ma ha la propria moneta, la corona danese, che comunque è collegata all'euro. I rapporti con l'Italia sono stabili, sono molto buoni. L'Italia è il settimo fornitore e il dodicesimo cliente del paese, e comunque ci sono diciamo rapporti stabili che si sono rafforzati negli ultimi anni anche grazie alla presenza di grosse imprese italiane che hanno investito nel paese e che stanno operando fisicamente in Danimarca. Per quanto riguarda i prodotti più interessanti nel mercato danese, sicuramente dobbiamo menzionare l'agricoltura e l'allevamento. Pur avendo un territorio comunque limitato, la Danimarca ha nell'allevamento e nell'agricoltura due tra i settori trainanti e tradizionali per quanto riguarda la produzione locale.
Penso ad esempio alle carni suine che vengono vendute anche massivamente in Italia, ad esempio la produzione di grano, di colza e così via, che vengono, o di mangime ad esempio per animali, che vengono, vengono vendute in tutto il mondo. Il settore delle bevande, quindi il beverage, è molto strutturato in Danimarca. Pensate, voi sicuramente conoscerete i marchi di birra più famosi come la Carlsberg, la Tuborg, la Ceres, molto presenti anche in Italia, ma ci sono comunque migliaia di birrerie o di brand danesi che vendono comunque in tutto il mondo. Altri settori importanti, sicuramente il design, che andremo a realizzare a breve. Anche la moda, le biotecnologie che rappresentano un settore molto importante con aziende di eccellenza a livello mondiale, il settore chimico, il settore farmaceutico, tra cui la Novo Nordisk, il settore dei trasporti, in particolare il trasporto navale, tra cui menziono la Maersk, che è la più grossa azienda mondiale per quanto riguarda il trasporto marittimo, le telecomunicazioni. Per quanto riguarda invece i settori più interessanti per le imprese italiane in Danimarca, innanzitutto vabbè, i settori trainanti, diciamo quelli per i quali l'Italia è più famosa al mondo, quindi il food and wine, assolutamente, l'agroalimentare, incluso l'enologico, il settore turistico che grazie ai flussi di appunto turisti con alta capacità di spesa anche destagionalizzati, permettono alle strutture ricettive italiane comunque di dare benvenuto a questi ad ospiti molto, molto graditi, almeno per quanto riguarda i dati che abbiamo raccolto. La moda, chiaramente, l'automotive, quindi il settore automobilistico sia privato che aziendale. Poi c'è il settore meccanico della subfornitura, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili, quindi ad esempio la subfornitura per le pale eoliche, la subfornitura per i macchinari, il mercato stesso dei macchinari, il mercato del design, il settore del design dell'arredamento, come il tema appunto della giornata, ma anche il chimico, il tessile. Per quanto riguarda, passiamo appunto al focus odierno, cioè l'industria del mobile e dell'arredamento. In Danimarca questo settore è molto sviluppato. È molto sviluppato sia a livello business to consumer, B2C, quindi direttamente al consumatore, sia a livello B2B, quindi il mercato contract. Andremo poi a vedere poi più nel dettaglio queste nicchie di mercato. Il mercato danese dell'arredamento conta molto, può contare molto sull'export. Fornirò dei dati in seguito. Comunque i maggiori acquirenti di design danese sono sostanzialmente la Germania, la Norvegia e la Svezia, quindi i paesi vicini, ma vediamo che si è visto negli ultimi anni che il design danese, l'arredamento danese si sta diffondendo in tutto il mondo, tant'è che uno dei primi paesi a livello mondiale per l'acquisizione di design scandinavo sono proprio gli Stati Uniti. Ma appunto questi brand, alcuni esempi sono riportati qui sulla destra della presentazione, si stanno stabilendo in maniera molto importante anche nei paesi asiatici. Analizzando più da vicino, guardando un po' più da vicino la produzione danese, quindi i brand danesi, cosa producono di più e soprattutto cosa si vende di più in Danimarca, abbiamo selezionato tre sottocategorie, diciamo, no? La prima è quella degli imbottiti, delle sedute, quindi le sedie, i divani, le poltrone, le panche, insomma le sedute imbottite. Questo segmento ha ricavi per oltre 600 milioni di euro, 640 milioni di euro sono stimati nel 2020 e soprattutto c'è un mercato che si prevede in crescita costante tra il 2 e il 3% annuo per quanto riguarda appunto il consumo e l'acquisto privato e aziendale all'interno di questo segmento.
L'altro segmento riportato è quello dei letti o appunto arredamento per la camera da letto. Questo è il settore trainante e arriva addirittura a oltre 1 miliardo di euro previsto nel 2020 per quanto riguarda i ricavi. Qui, in questo specifico segmento si vede l'aumento maggiore, addirittura un aumento annuo pari al 5% previsto tra le annualità 2020 e 2023, quindi 5% annuo fino al 2023. Altro segmento degno di nota è sicuramente quello dell'arredamento dei soggiorni, delle sale da pranzo, quindi tavoli, hall, entrate, e così via, con ricavi che sfiorano i 700 milioni di euro, sfioreranno i 700 milioni di euro nel 2020. Anche qui si riporta una crescita abbastanza importante, superiore al 2% annuo. Per quanto riguarda più generalmente, diciamo, l'industria del mobile danese, come dicevo poco fa, è uno dei settori danesi più basati, che più si basano sull'export, soprattutto negli ultimi anni. Abbiamo visto infatti che dal 2010 fino al 2018 l'export è incrementato quasi del 40%. Quindi appunto i brand danesi più famosi stanno sempre più vendendo e stabilendo i propri canali di vendita negli altri paesi. Questo settore contribuisce per quasi 2 miliardi di euro all'economia danese, cioè copre il 4% del PIL nazionale. Di questi 2 miliardi di euro, 400 milioni sono solamente generati dal settore del contract, che ricopre quindi un'importanza fondamentale all'interno del settore. Andando a vedere le caratteristiche più apprezzate in Danimarca, nel settore del design. Sicuramente uno dei tratti fondamentali del design, dei gusti del consumatore danese è diciamo, l'apprezzamento per uno stile minimalista, lo stile nordico infatti si è imposto diciamo, anche a livello mondiale, con dei tratti comunque molto semplici, molto minimal. Un design di altissima qualità, ma con prezzi comunque relativamente accessibili. Una delle caratteristiche, dei fattori che hanno reso più famoso il design danese nel mondo è anche l'adattabilità e la flessibilità. È un design cosiddetto plasmabile, cioè che si può adattare sia alle esigenze delle metropoli, degli appartamenti di dimensioni minori, quindi alle esigenze delle città odierne, ma che si possono adattare anche al mercato contract. Vediamo infatti che, vedremo poi anche meglio in seguito, che sempre più prodotti, produzioni danesi, possono essere adattate contemporaneamente sia al mercato, all'edilizia abitativa, sia al mercato B2C. Sentite? Si sente? Sì? Sì, ti sentiamo. Ah, ok, perfetto. Sentiamo sotto qualcun altro, ma a tutti la Ok, nostra. perfetto. Niente, dicevo appunto che una delle caratteristiche del mercato danese è che il confine tra l'arredamento privato dell'edilizia abitativa e il settore contract è sempre più ridotto e quindi il mercato è assolutamente molto fluido e molti brand possono tranquillamente Sì, diciamo, utilizzare entrambi i canali distributivi. Questo fa sì che ci sia una certa versatilità del mobile. Ogni produzione danese, ogni mobile, ogni pezzo di design, diciamo ogni unità è adattabile a varie attività, a vari stili di vita. Possono essere applicabili sia negli uffici, sia negli spazi pubblici, negli ambienti domestici,
ma anche in quegli spazi che sono un po', diciamo, una via intermedia, che sono ad esempio gli uffici domestici. Come vediamo anche purtroppo a causa della situazione odierna, sempre più è diffuso lo smart working e quindi sempre più persone adattano anche ambienti domestici ad uso ufficio. Per quanto riguarda i canali distributivi in Danimarca nel settore dell'arredo, questi sono molto variegati, per certi versi sono anche simili ai canali distributivi italiani, ovviamente con qualche peculiarità. Naturalmente si trovano numerosi showroom, numerose gallerie, numerosi punti espositivi dove si può andare a vedere la merce che poi viene acquistata quasi esclusivamente online. Il mercato retail è molto sviluppato e vediamo qui che i punti vendita, soprattutto sia monomarca, diciamo, che plurimandatari, i punti vendita sono più punti diciamo, dove si va a parlare con un consulente che spiega e disegna, progetta l'arredamento su misura delle richieste del consumatore, e mentre si trovano ad esempio pochissimi esempi in esposizione e il tutto si acquista poi successivamente tramite online. Gli studi di architetti o di design possono essere comunque degli interlocutori molto interessanti, in quanto appunto sono loro che direttamente poi disegnano possiamo dire procurano anche l'arredamento all'interno di determinati ambienti. Le piattaforme online, come già dicevo, o anche i collabs. Non so se è conosciuta questa realtà in Italia, comunque sono sostanzialmente delle realtà che si interfacciano tra di loro, sostanzialmente delle collaborazioni tra brand, cliente finale e architetto. Nella fattispecie può essere ad esempio, che ne so, uno studio di avvocati che con un designer di interni e un brand danese decide di proprio creare una linea dedicata a questo ambiente, all'ambiente specifico, per valorizzare l'ambiente interno dello stesso studio. Addirittura lo fanno, l'adattabilità quindi dei mobili addirittura viene applicata anche nel settore privato, quindi nel B2C. Per quanto riguarda i punti di forza dell'arredamento danese, o quello che almeno i produttori danesi percepiscono come punto di forza per quanto riguarda il loro settore, è sicuramente il servizio clienti, quindi la garanzia di restituzione del prodotto, ad esempio il servizio prevendita e post vendita, una maggiore comprensione delle esigenze e adattabilità alle esigenze del consumatore. Questa flessibilità, diciamo, no, dell'applicabilità, dell'applicazione del design, fiducia e quindi tradizione anche, no, del design danese, su cui si punta molto, e un'accessibilità dei prezzi per prodotti comunque di alta qualità. Come dicevo prima, molti brand danesi si sono adattati al mercato contract, cioè la crescita del mercato contract ha fatto sì che molti brand danesi stiano investendo anche nel settore contract. Ho qui menzionato ad esempio BoConcept o Flexa, che sta investendo molto nel mercato cinese contract, Multiform o Andersen ad esempio, che vende molto in Germania e in Norvegia. Qui sostanzialmente nella slide ho riportato alcuni marchi danesi che sicuramente conoscete nel settore del design, dalle Quist a Hai ovviamente, a Bolia, a Georg Jensen per il design di accessori. Come diceva Chiara precedentemente, si sta dando ultimamente maggiore valore alla produzione locale, e attenzione perché quando si parla di relocalizzazione
si parla in questo caso, in questa specifica slide, si parla più di Danimarca, quindi sicuramente molti brand fanno presente e sottolineano il fatto che i loro prodotti sono prodotti in Danimarca per poter dare unicità, per poter dare valore alle proprie produzioni e per rinforzare, diciamo, il concetto di made and design in Denmark. Però molti brand stanno appunto riconvertendo le loro produzioni che prima venivano in paesi asiatici in altri paesi dell'Unione Europea. E questa sicuramente è una possibilità importante anche per i produttori italiani. Vediamo già che alcuni brand danesi si stanno muovendo in queste direzioni, hanno avviato dialoghi importanti con produzioni italiane, hanno comunque rinforzato dialoghi con produttori italiani per poter localizzare la loro produzione anche in Italia. Andremo poi a vedere il motivo per cui scelgono l'Italia. Molto brevemente, per quanto riguarda l'industria del mobile italiano, che conoscete sicuramente meglio di me, diciamo il settore del design in Italia, questo mi serve per collegarmi poi al punto successivo, è uno degli assi portanti sicuramente del Made in Italy, ha un'economia che proporzionalmente al PIL italiano è secondo solo a quello della Danimarca, nel senso che il settore del mobile contribuisce all'economia per quasi il 3% del PIL italiano e ha una percentuale leggermente inferiore solo a quella della Danimarca. Il settore, l'industria del mobile italiano, come sapete anche voi, stando agli ultimi dati, guardando gli analisi, diciamo, delle ultime annualità, si vede che l'export anche qui ricopre sempre un ruolo maggiore e secondo il centro studi dell'industria leggera potrebbe arrivare anche al 60% ed è comunque attorno al 58% attualmente. Intendo ovviamente il mobile italiano esportato all'estero. Qui avevo riportato una piccola citazione da parte del presidente di Confartigianato Lombardia, con particolare riferimento alla produzione vostra locale. Quali sono i punti di forza che voi come marchi italiani, come produttori italiani potete utilizzare qui in Danimarca? E sicuramente sono punti di forza proprio caratteristiche del mercato italiano. Sicuramente un design molto di alto livello, ma comunque che rimane, se comparato con il design di lusso, comunque rimane economicamente accessibile, soprattutto in un paese, come si diceva, come la Danimarca, che vede nelle varie fasce della società comunque alta capacità di spesa e quindi accessibilità a queste tipologie del prodotto. Sicuramente bisogna puntare sul DNA Made in Italy, quindi sulla capacità di produrre, di saper fare, sulla qualità del prodotto, sulle specializzazioni tecniche, anche sulla capacità, similmente a quello che stanno facendo un po' le imprese danesi, sulle capacità di personalizzazione, quindi la flessibilità del prodotto e l'adattabilità del prodotto a diversi contesti. Un fattore che vediamo sempre più importante e su cui appunto i brand danesi premono molto e sicuramente anche voi dovreste puntare molto è il rispetto dell'impatto dell'ambiente sostanzialmente, quindi no, la sostenibilità ambientale delle vostre produzioni, quindi scegliendo sia materiali ecosostenibili, sia proprio modalità di produzione che abbiano un minore impatto possibile sull'ambiente. Queste sono carte molto importanti da giocarsi nel paese e sono cose che dovrebbero, diciamo, vantaggi che dovrebbero essere messi assolutamente in primo piano quando si va ad interloquire con un agente o con un distributore locale, importatore locale.
Per quanto riguarda il mobile italiano in Danimarca, guardando più da vicino appunto il settore, com'è percepito il mobile italiano qui? Perché, come diceva anche inizialmente Jacopo, ovviamente questo non è un paese di solo importatori che amano design estero e così via, ma è un paese con una ampia tradizione, come abbiamo visto, una forte tradizione locale. Quindi perché un danese dovrebbe andare ad acquistare mobile italiano? Sia esso contract o un privato, un cittadino privato, sicuramente perché il mobile italiano è tuttora percepito come un alto livello di qualità, quindi è sinonimo di alto livello di qualità, perché spesso, secondo i sondaggi, diciamo, locali, viene percepito come un'esperienza estetica totalizzante. Quindi un oggetto d'arredamento che non sia solamente funzionale, che è molto importante, ma che sia comunque a livello estetico, a livello di armonia dell'ambiente, che si adatti perfettamente, che riesca a valorizzare contemporaneamente anche gli ambienti circostanti. L'adattabilità, anche questo è un fattore molto, molto apprezzato. E l'adattabilità appunto si intende alle esigenze singole dell'acquirente. Il mobile italiano in Danimarca viene distribuito principalmente tramite showroom e tramite retail, catene di alto livello. Quindi si riescono a trovare brand italiani conosciuti, ma anche meno conosciuti. Qui ho citato qualche esempio anche di importatori o distributori di marchi anche meno conosciuti, quindi non solo i più tradizionali, ma anche minori. Riescono a distribuire il prodotto italiano capillarmente nel territorio, presentandolo appunto come un prodotto di qualità e come un prodotto che assolutamente sia adattabile anche ai gusti scandinavi. Come dicevo precedentemente, appunto, questi minimal con pochi fronzoli, tra virgolette, con un impatto estetico molto importante all'interno dei singoli ambienti. Sottolineato, però, l'ho menzionato brevemente anche nella presentazione, che non solamente i più lussuosi, diciamo, i punti più lussuosi in Danimarca hanno marchi italiani, ma si vedono addirittura collaborazioni simili al concetto dei collabs, come dicevo precedentemente, collaborazioni con distributori di media gamma, ad esempio Ilva, che creano in collaborazione con marchi italiani, magari questa volta più conosciuti, riescono a creare delle produzioni special edition che abbiano una fascia di prezzo superiore a quelle che distribuiscono normalmente, ma che comunque rimangano accessibili anche alle fasce della popolazione che normalmente acquistano i prodotti tramite questi distributori. Un esempio banale è proprio Ilva, che è, diciamo, a livello di qualità, stiamo parlando comunque un prodotto superiore all'IKEA, per fare un esempio banale, ma un prodotto di bassa gamma, ecco. Ha collaborato e sta collaborando tuttora, ad esempio, con Natuzzi per la produzione di divani, che hanno sicuramente un prezzo superiore a quelli che vendono loro normalmente marcati Ilva, però non hanno comunque il prezzo che avrebbe un normale divano. Passiamo alle strategie di mercato e come approcciare il mercato locale. Sicuramente, come si diceva prima, puntare sulla qualità del Made in Italy, sul DNA italiano, del saper fare, del saper produrre prodotti di alta qualità, ma non è sufficiente puntare solamente alle qualità, nel senso che si sa oramai il consumatore danese è maturo, sa che i prodotti italiani sono di alta qualità. Quindi come emergere, diciamo, nella concorrenza locale? Sicuramente proponendo anche un'offerta innovativa, quindi dei prodotti nuovi,
un'estetica che sia da un lato accattivante, ma che abbia anche funzioni pratiche, quindi cercare di combinare la funzionalità del prodotto all'estetica. Poi a livello proprio di prodotto, come si diceva prima, la sostenibilità ambientale, quindi l'utilizzo di materiali che siano ecosostenibili o ecocompatibili. Per quanto riguarda invece il rapporto commerciale, quello che può facilitare il rapporto commerciale con importatori o distributori danesi è sicuramente la trasparenza e la puntualità, affidabilità degli accordi, quindi fissare delle scadenze precise per le consegne e rispettare quelle scadenze, precisione appunto e rapidità sia nelle consegne che nelle comunicazioni. Apertura a eventuali collaborazioni, innovazioni che possano andare a modificare anche il vostro prodotto per adattarlo alle esigenze locali ovviamente, ma questo diciamo lo ritengo abbastanza scontato, una comunicazione via mail, comunicazione inglese che sia appunto precisa e puntuale. Questo mi fa, diciamo, mi collega con una piccola finestra sulla business culture locale, sul come fare affari, sulle caratteristiche del settore business qua in Danimarca. Stiamo parlando, come probabilmente saprete o avrete spero imparato oggi, sono paesi comunque molto moderni. La Danimarca è un paese molto moderno, è un paese comunque molto informale, con un alto grado di informalità e un alto grado di eguaglianza sociale. Questa organizzazione flat, piatta, che riporta quindi pochi livelli gerarchici sia all'interno della società sia all'interno delle imprese, fa sì che anche a livello business venga adottato un linguaggio molto informale e molto casual. Quindi non si utilizzano titoli, non si utilizzano linguaggi troppo elaborati, ma si privilegia, si dà priorità sicuramente alla negoziazione veloce, alla direttezza, a uno scambio immediato è molto più semplice rispetto a quanto siamo abituati in Italia. È molto importante per due business partner diciamo danesi avere una negoziazione, come si diceva, veloce, snella, senza contratti troppo lunghi che vadano a definire insomma una serie di casistiche come spesso si fa in Italia, proprio perché qui la burocrazia è molto più snella, molto più rapida. Si tende generalmente a negoziare in maniera molto rapida e cercare di trovare un accordo in maniera molto diretta e trasparente. Come accedere al mercato? E qua sicuramente anche Jacopo rappresenta uno strumento molto, molto importante. Sicuramente tramite il contatto con importatori e produttori locali, quindi è utile reperire liste di contatti tramite LinkedIn, tramite i social, eccetera, di referenti, agenti, distributori e così via. Attività svolte da consulenti, quali le presentazioni aziendali, l'agendamento B2B, ovviamente l'organizzazione di incontri B2B con le controparti commerciali sono tra i servizi che sono più utili per poter penetrare il mercato, perché si prevede diciamo un contatto diretto con le controparti, la partecipazione a eventi promozionali come nel caso di 3 Days of Design al quale abbiamo partecipato proprio assieme alla vostra realtà, o di workshop business to business. La partecipazione a fiere settoriali, ho menzionato qui la fiera di Stoccolma ad esempio, ma anche il Formland, che è la più importante fiera scandinava in Danimarca, che prende luogo a Herning, e
soprattutto in questo periodo, ma ci auguriamo poi anche per le prossime annualità, puntare anche molto sulla digitalizzazione. Quindi per penetrare il mercato, diciamo, l'organizzazione di meeting, di incontri business to business, direttamente online, con anche iniziative promozionali o comunque di promozione appunto del proprio brand, se siete già presenti nel paese, svolti anche in maniera virtuale e non con la classica presenza fisica nel territorio. Noi come Camera di Commercio Italiana qui, assieme a Confartigianato, ovviamente lo possiamo fare. È il nostro scopo, la nostra mission, infatti, è quella proprio di promuovere sia il commercio e gli investimenti, la cooperazione tra i due paesi, ma soprattutto quella di promuovere e supportare il Made in Italy, e quindi le aziende italiane che vogliono accedere a questi mercati. Per ora ho detto brevemente, diciamo, quello che avevo intenzione di dire. Se ci sono delle domande o delle questioni che volete approfondire, naturalmente siete benvenuti. Restituisco la parola a Jacopo. Okay. Grazie Luca. Mi sentite? Sì, sì. Okay. Grazie Luca per l'intervento. Approfitto per ringraziare anche della partecipazione Stefano Salmaso, primo consigliere dell'ambasciata d'Italia in Danimarca, che sta ascoltando con noi il seminario. Rispetto a quello che dice Luca, colgo l'occasione per fare tre sottolineature, che sono anche tre inviti poi di discussione a Luca in attesa delle vostre domande. Il primo, il tema rilanciato anche da Chiara sul reshoring, sarà oggetto di un futuro seminario che abbiamo in programma per metà del mese di luglio, che affronterà il tema della rinascita produttiva europea, non solo in Danimarca, ma con un approccio globale, insomma, perché questo a nostro avviso rappresenta sicuramente un'opportunità per quella che attualmente è ancora la seconda manifattura europea, ed è un tessuto che, fuori dal contesto del legno arredo soprattutto, è ricca di terzisti, per cui questa sicuramente rappresenta per il futuro un'opportunità per gli associati di Confartigianato. Un secondo tema è quello del rapporto, di come entrare su un mercato maturo come quello danese, su un mercato appunto che ha delle grandi potenzialità dal punto di vista della presenza di consumatori finali, tra virgolette, educati, e appunto una presenza anche però di una forte competizione qualificata a livello locale, appunto, per cui in Danimarca è possibile trovare prodotti di qualità prodotti in loco. Da questo punto di vista, per le esperienze passate svolte come associazione in Danimarca, per la maggior parte in collaborazione con la Camera di Commercio italo-danese, quello che abbiamo visto è che la chiave di volta è la capacità di stabilire un vero ingaggio con un partner locale, soprattutto per chi fa prodotti customizzati su misura, che restano comunque la principale chiave di differenziazione del prodotto per le piccole aziende italiane. Da questo punto di vista, un segnale sicuramente che abbiamo colto è che per l'interlocutore danese è fondamentale avere la possibilità di avere un'interlocuzione diretta, per cui per le aziende italiane è una cosa che ripeto da anni, anche vedo un paio di colleghi di altre territoriali di Confartigianato che sicuramente condividono la mia posizione. È necessario che in azienda ci sia almeno una persona che sia in grado di interloquire in inglese a livello tecnico con un partner locale, perché questo nel contesto attuale rappresenta un requisito sostanziale, in quanto appunto, come diceva benissimo anche Luca, in Danimarca hanno la possibilità di accedere
a numerosi fornitori italiani di prodotti di qualità, pertanto avere a che fare con un interlocutore che parla un inglese, che permette appunto un'interlocuzione diretta in inglese, è sicuramente un fattore, non direi premiante, ma necessario, nel senso che nella scelta poi del partner con cui sviluppare una collaborazione continuativa, questa cosa oramai è un sine qua non, mi sento di dire. Il tema della digitalizzazione è sicuramente fondamentale, nel senso che questo periodo di lockdown ha fatto apprezzare nei rapporti B2B il risparmio di tempo e anche di denaro che il digitale può implicare. Pertanto, se sicuramente mi sento di dire che l'aspetto, diciamo, fisico non verrà mai eliminato completamente, però è vero che la parte di scrematura e di preselezione dei partenariati, a mio avviso, sarà svolta quasi esclusivamente tramite strumenti digitali. Questo comporta anche dei cambiamenti organizzativi per le aziende, occorre dotarsi appunto degli strumenti necessari per fare degli incontri B2B in modo professionale, occorre magari anche banalmente adeguare una piccola area del proprio stabilimento perché sia un bel ufficio virtuale per fare le call con i partner. Per cui, partendo da questo, volevo chiedere a Luca quanto è importante e come si fa appunto a entrare in relazione con uno studio di design danese. Allora, sicuramente è molto importante, come dicevo prima, perché sono proprio anche gli studi di design che vanno a dettare poi i gusti molte volte dei trend di acquisto, no? Della distribuzione del prodotto, questo senza dubbio. Per come entrare in contatto con loro, diciamo, le piattaforme classiche sono chiaramente le fiere, le manifestazioni, quelle che conosciamo tutti. È importante cercare di utilizzare, diciamo, servizi e piattaforme che possono andare a permettere un contatto one-to-one, quindi un incontro business diretto con gli interlocutori. Come si diceva, ovviamente anche online va benissimo, come nella prima fase, poi chiaramente il meeting dovrà anche avvenire fisicamente, però senza dubbio, diciamo, quello che, almeno per quanto riguarda anche la nostra esperienza, il canale, che le possibilità di successo aumentano quando si organizza un incontro one to one, molto più rispetto a una fiera che chiaramente prevede un numero di interlocutori molto molto più ampio rispetto a quello che sicuramente è un incontro diretto, ecco. Eccoci, se ci sono delle domande è il momento di farle. Potete scriverle nella chat oppure richiedere la parola con l'icona della manina che trovate di fianco al vostro nominativo. Bene, allora non ci sono domande al momento, è ovviamente possibile tramite mail, adesso vi scrivo nella chat la mail da utilizzare, sottoporre domande anche, diciamo, dopo il seminario, quando magari avete rielaborato un po' quello che ci siamo detti. Nei prossimi giorni vi invieremo il link da cui accedere alla registrazione del seminario,
per cui potete rivederlo, vi invieremo anche le slide del seminario, appunto. Come ho detto all'inizio del seminario, il rapporto con la Camera di Commercio è aperto da diversi anni, per cui per qualsiasi tipologia di interesse rispetto ai mercati non solo danese ma anche norvegese e svedese, che sono mercati di competenza della Camera di Commercio, siamo a disposizione per, appunto, per qualsiasi eventuale interesse di elaborare anche delle proposte. Aspetta che c'è una domanda. Mi interrompo allora. Gio, fai parlare Roberto Galbiati. Abbiamo una domanda. Ecco Roberto. Ciao Jacopo, grazie dell'opportunità, interessante come sempre. Ci siete bene? Sì. Allora, la domanda è questa. Rispetto al mercato della personalizzazione, della customizzazione, gli studi di design, come si può dire, ragionano sul singolo oggetto, cioè l'influenza che hanno nei confronti del mercato è rispetto a un catalogo da cui scegliere, o si spingono proprio nella progettazione personalizzata degli ambienti? Perché nella nostra esperienza, che abbiamo fatto come rete di imprese insieme ad altre aziende, per esempio nel mercato inglese, Londra, la personalizzazione è non un ambiente tutto personalizzato, ma è alcuni, come si può dire, ambiti che vengono personalizzati per andare a rincorrere uno stile, dei materiali, un design che in realtà arriva da produzioni di serie sostanzialmente. Cioè è una personalizzazione organica, per cui all'interno dell'ambiente si va a progettare e a costruire tutto, oppure è una personalizzazione di nicchia in cui si vanno solamente a risolvere quei problemi che la produzione industriale non riesce a risolvere? Questo dipende da qual è l'approccio del progettista. Il progettista è un progettista che progetta, o è un progettista che sceglie da un catalogo qualcosa che esiste e poi chiede all'azienda che fa la personalizzazione di risolvere gli ambiti alla stessa maniera? No, perché per come lo conosco io, il design danese è molto fatto di oggetti, no? Che stanno nello spazio, che possono essere liberamente, come si può dire, spostati per configurare lo spazio diversamente, e non è tanto fatto di progetto personalizzato. Volevo solo capire, perché per le nostre aziende fa la differenza, nel senso, probabilmente nell'ambito del contract ci si trova davanti a progetti globali, no? Ma per la parte legno arredo, questo fa, cioè, è importante capirlo, no? Perché certo. Ci troviamo solo ad andare a risolvere piccole questioni, mentre le grandi questioni arrivano da una produzione standard. Grazie, scusate del disturbo. Sono stato chiaro, spero. Chiarissimo, grazie anzi per la domanda, molto, molto interessante. Ma sostanzialmente spero di poter rispondere in maniera precisa. Sostanzialmente è un po' vero quello che veniva menzionato, il paragone al mercato inglese, al mercato londinese, nel senso che c'è un grado di personalizzazione importante nel paese, quindi anche i progettisti riescono a privilegiano, diciamo, la progettazione in senso più ampio, quindi non per andare a correggere piccole cose, ma proprio per progettare insieme l'ambiente, però è vero che questo è molto più comune, molto più sviluppato all'interno del contract. All'interno del privato chiaramente viene molto più privilegiato la personalizzazione della produzione, chiamiamola, da catalogo, quindi personalizzare quelli che sono oggetti o produzioni singole alle esigenze individuali, quindi cercare di andare a
non solamente a correggere, ma appunto a implementare queste produzioni con le esigenze singole. È vero che la progettazione, ci sono appunto studi di progettazione che si occupano di edilizia privata, edilizia abitativa, che in collaborazione con brand locali o internazionali riescono comunque ad andare ad adattare un po' tutto l'ambiente, quindi partendo non da produzioni di catalogo, ma da una progettazione tout court. Però sicuramente si parte più, cioè diciamo la parte di customizzazione da catalogo a finale è molto più sviluppata rispetto alla progettazione completa. Non so se questo risponde alla domanda. Sì, credo che risponda, che abbia risposto, poi chiedo a Roberto di confermare la cosa. Potrebbe essere interessante, magari assieme al nostro centro studi, Luca, fare anche un piccolo survey su quegli architetti con cui collaborate su questo tema. Una cosa molto rapida che però potrebbe dare dei risultati interessanti a livello qualitativo, come approfondimento anche di questo seminario che abbiamo fatto. Certo. Roberto, abbiamo risposto. Sì, grazie. La risposta è no. Allora, questo ci consente in qualche maniera di capire che, come al solito, per le nostre aziende è importante selezionare i contatti, cioè non tutti gli studi di progettazione lavorano alla stessa maniera, alcuni sono per noi potenziali clienti, altri in realtà molto meno. No, poi intanto mi veniva in mente, in Danimarca il sistema casa come funziona? Nel senso, la casa viene venduta o affittata con già delle dotazioni standard che quindi in qualche maniera sono in capo a chi costruisce l'edificio, oppure è come da noi in Italia, la casa è vuota e va riempita ex novo? Cioè, assomiglia un po' all'Inghilterra o agli Stati Uniti, dove comunque nell'appartamento c'è sempre la dotazione cucina, armadi, bagno, e io arrivo al frigorifero col divano, oppure è una casa con le mura e basta e poi io ci devo andare a mettere tutto? Com'è il passaggio tra costruzione e poi arredamento? Allora, per quanto riguarda nel mercato casa, appunto le abitazioni qui, siano in affitto che in acquisto, praticamente nella stragrande maggioranza dei casi arrivano sempre con cucina e bagno già predisposti. Tutto il resto ovviamente no. Non è molto diffuso l'acquisto assolutamente, ma anche l'affitto di locali completamente ammobiliati, quindi a carico di cui arredamento e progettazione è a carico del costruttore. Però assolutamente le cucine sono, la stragrande maggioranza dei casi, all'interno della casa o dell'appartamento anche al momento dell'acquisto. Stiamo parlando ovviamente, quando si parla di quartieri, di più case a schiera o appartamenti e così via, non la casa singola, però si tende comunque, anche nel caso delle abitazioni singole, si tende comunque a dare per scontato che la cucina sia parte integrante al momento dell'acquisto o della. Ok, quindi direi che può essere un tema di interesse anche lo sviluppo di relazioni con la filiera delle costruzioni, almeno con una certa tipologia di costruttori. Bene, ringrazio nuovamente Luca e Chiara per la partecipazione. Ringrazio voi tutti per l'attenzione. Vedo che abbiamo iniziato in 28 e siamo in 28, per cui non vi abbiamo annoiato troppo. E vi anticipo che il prossimo appuntamento per il settore casa sarà fra 14 giorni, per cui il mercoledì 24 giugno, con il nostro desk spagnolo, dove ci occuperemo soprattutto del settore del contract alberghiero residenziale. Ringrazio nuovamente i nostri ospiti e vi do appuntamento per il 24.
Ciao a tutti, buona giornata. Buon lavoro.